Sono Luisella, sono la mamma di Nicolò. Nicolò è in carcere ormai da 2 mesi e più. È stato preso per la manifestazione contro Casa Pound del 22 febbraio. Non dobbiamo piegarci a questo meccanismo elettorale che vuole costruire paura su tutti i fronti. Torino, 22 febbraio. Casa Pound si è rintanata in un hotel a 4 stelle sperando di fare il suo comizio indisturbata. In centinaia si radunano poco lontano per manifestare sotto le finestre del meeting fascista per far sentire una voce contraria. Ed è dimostrato dal dispiegamento di forze inaudito che ancora una volta in questa città viene messo a difesa dei fascisti. La questura di Torino schiera decine di blindati e agenti in assetto antisommossa a difesa del comizio. A due riprese, a mani nude, il corteo prova ad avvicinarsi allo schieramento della polizia, ma viene pesantemente caricato con manganellate e idranti. I manifestanti non si danno però per vinti. Il corteo prosegue e riesce ad arrivare fino a pochi metri dall'hotel. Fascismo non è mai stato combattuto così, è stato combattuto da uomini e donne valorose che si sono ritrovati insieme nelle strade, nelle piazze, nei sentieri, sulle montagne di questo paese. Per tutta la serata, gli antifascisti si difendono dagli attacchi della polizia e provano a raggiungere il comizio. Il giorno seguente, su giornali e televisioni, si sente solo una voce. Da destra a sinistra si chiedono pene esemplari per gli antifascisti. Dopo gli scontri di Torino, il Viminale parla di fatti gravissimi e invita a abbassare i toni. Scontri e tafferugli ieri in serata a Torino. Ancora scontri tra forze dell'ordine e antagonisti. Questa campagna elettorale è purtroppo accompagnata da episodi di violenza che ci preoccupano moltissimo. La procura di Torino è a caccia di chi ha tenuto in scacco la città. Matteo Renzi va in TV e chiede di punire duramente i manifestanti. La mia unica espressione rispetto a queste parole si sintetizza con la parola che schifo. Tra loro, una maestra che verrà licenziata qualche mese dopo per il semplice fatto di aver inveito contro le forze dell'ordine. Il 19 marzo, a poco più di un mese dal corteo, scatta un'operazione di polizia dettata dalla necessità di dare qualche colpevole in pasto all'opinione pubblica. Il 19 di marzo, alle 6:30, 7:15, hanno suonato al campanello e noi eravamo ancora a letto, eravamo a casa solo io e mia figlia Letizia, minorenne. È suonato con molta insistenza, vado ad aprire e arrivano sei tra poliziotti e Digos che irrompono in casa, cercano Nicolò, chiedo perché, ma non mi viene detto. Mi fanno telefonare Letizia tante volte e in quel momento aumentano i toni, l'atteggiamento verso Letizia è abbastanza aggressivo, perquisiscono tutta la casa, non solo gli spazi dei ragazzi, ma anche la mia stanza e tutte le altre stanze. A un certo punto mi dicono che sono ancora gentili perché avrebbero potuto fare di peggio, arrivare con una camionetta e portarmi via tutto, ma io continuo a non capire perché. Dopodiché, tutto il giorno la casa viene piantonata da Digos o poliziotti. Io esco in tarda mattinata, passo dall'amica che abita a fianco a me per prendere un caffè. Siamo spaventate, io sono spaventata e non capisco che cosa sta accadendo. Quindi Luisella è salita a casa nostra per, insomma, fare due parole sull'accaduto. Vabbè, perché era un po' scossa, Diciamo sì, quindi esatto. per prendere un caffè, visto che noi siamo amici da tantissimi anni, voleva un attimo avere magari modo di fare due parole con qualcuno. Vado dall'amica per raccontare l'accaduto, ma quando scendo di nuovo la Digos mi ferma, mi chiede chi abita in quella casa, se abita lì il mio ex marito. Loro sono partiti subito con un Sì, modo. con un modo particolarmente aggressivo Sì. e insomma insistente, quindi hanno iniziato a chiederci di aprire casa. Tanto noi entriamo comunque e il mandato lo compiliamo sul momento, per cui alla fine Sì. li abbiamo lasciati entrare. Lasciate entrare, in realtà poi hanno fatto una perquisizione anche abbastanza approfondita. Io e altri studenti universitari e studenti delle scuole superiori siamo stati svegliati, poi arrestati dalla polizia torinese. Io sono stata sottoposta alla misura di firme, firmo 3 giorni a settimana, altri ragazzi sono stati addirittura trasferiti in carcere. Ancora più simbolico del clima di quelle settimane è il fatto che quella mattina mi sono stati
sequestrati, abbiano poi legittimato fior fior di articoli sui giornali, qualche centinaio di adesivi realizzati da Zero Calcare che recavano sulla scritta qui abita un antifascista, e poi sono stati fatti passare come una prova di una nostra radicalità ideologica. Non solo tipo l'accusa nei miei confronti, anche nei confronti di un altro ragazzo, è quella di aver fatto degli interventi al megafono, al microfono quella sera, quindi ci viene proprio contestato il contenuto di quello che abbiamo detto, che è una cosa a cui sinceramente io non avevo mai assistito, e altre persone anche sottoposte a regimi di restrizione ben più duri di quelli delle firme. Sono stati accusati di essere presenti, semplicemente di essere stati riconosciuti presenti in dei momenti in cui c'erano dei momenti anche di confronto con la polizia, seppur non siano stati riconosciuti come autori materiali di alcunché. Le accuse rivolte a Niccolò Mirandola sono sostanzialmente tre, ma solo per due di questi è stata riconosciuta una sua possibile responsabilità da parte del GIP ed è stata applicata la misura cautelare. Sono due momenti, il primo in corso Vittorio Emanuele, in cui lo stesso GIP parla di una resistenza di medio-bassa intensità. La seconda fase della manifestazione invece è in via Colli, ove l'indagato viene visto in un momento antecedente di alcuni minuti il lancio di oggetti nei confronti delle forze dell'ordine. Tutto l'impianto accusatorio è basato esclusivamente sul concorso morale, una disposizione ereditata nel nostro ordinamento giuridico direttamente dal codice Rocco, il codice penale in vigore proprio durante il fascismo. Nessuna condotta criminosa, per ammissione della stessa procura, può essere direttamente associata a Nicolò. La situazione è preoccupante perché non se ne vede una via d'uscita. È detenuto dal 29 marzo 2018. Il tipo di responsabilità addebitato a Mirandola è sostanzialmente di tipo morale. Un ragazzo che ho incontrato qui dentro, che è da 2 mesi qua in carcere per delle misure che si dicono cautelari. E lui non ha avuto ancora il processo e anche lui ci teneva a dire che appunto il sovraffollamento è la cosa che l'ha stupito di più, anche se si definisce in qualche modo sorridente e che continua a sperare in qualche modo nelle prossime settimane di essere fuori. Allora, per questo credo che sia giusto che Nicolò esca e che quel tipo di misure cautelari venga rimosso, diciamo, dalle possibilità. Nel momento in cui terminiamo questo video, Nicolò ha già passato oltre 2 mesi in carcere, da dove scrive. Qui si stanno processando le mie idee, i miei ideali che quel 22 febbraio, nonostante il brutto tempo e le 8 ore di lavoro sulla schiena, mi hanno portato a scendere in piazza. Il giudice e il PM hanno riferito all'avvocato che non sono convinti della mia posizione. L'imputato dovrebbe, non dico pentirsi, ma almeno prendere le distanze dei fatti, dimostrare dispiacere per l'accaduto, così dicono. Ecco, è qui che casca l'asino. Richiedendo ciò vuol dire che alla base di tutto non vi è un gesto illegale, un fatto di significativa gravità giuridica, ma semplicemente la mia presa di posizione. Salta subito all'occhio che vogliono punirmi per le mie idee antirazziste e antifasciste. Beh, se l'intento di questi due signori, che dall'alto delle loro poltrone gettano sentenze e giudizi, è quello di farmi tornare sui miei passi, di cancellare i principi con cui sono cresciuto, si sbagliano. Da questa lettera spero non traperi del vittimismo, perché chi mi conosce sa bene che odio questi atteggiamenti e che io vittima non mi sento assolutamente. Sono una persona piena di idee, speranze e sogni e, oggi come oggi, sono cose che si pagano care, ma non per questo dobbiamo smettere di crederci con tutti noi stessi. Con affetto, il vostro amico Nick.